Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Nuovo What I Eat in a Day, cosa mangio in un giorno? Siamo al numero 47 e come sempre vi ricordo che nell'info box troverete tutta la playlist, dal numero 1 fino all'ultimo, dei miei What I Eat in a Day. Partiamo dalla colazione. Oggi per colazione ho fatto i miei soliti pancakes, questa volta però con farina di avena integrale. Li ho conditi con un po' di marmellata, fragole e sciroppo di agave. Vi faccio vedere come li faccio. La mia ricetta è sempre la stessa ormai da anni. Io ci metto un uovo, 3 cucchiai di zucchero, inizio a mescolare 2 ingredienti insieme, poi ci metto la farina, che può essere integrale o farina 00. Inizio con 5 cucchiai, poi ci metto il latte, 250 ml di latte, che può essere sostituito anche con latte di soia o acqua addirittura, e poi ci vado a mettere gli altri 5 cucchiai di farina. Mi regolo così, mi sono sempre trovata molto bene. Alla fine ci metto anche un cucchiaino raso di lievito per dolci e vado a cuocere i miei pancakes sulla padella delle crepe, con la quale mi ci trovo molto bene. E questi sono i miei pancakes. Come sempre io li faccio così, ho sempre la stessa ricetta, non la cambio mai, a meno che non voglia fare i pancake soufflé, che sono quelli un po' più alti, e vado a condirli appunto delle volte con la marmellata o con la Nutella, dipende da quello che ho in casa. Poi ci vado a mettere anche un po' di frutta fresca, in questo caso delle fragole, e dello sciroppo di agave oppure zucchero a velo. Per pranzo invece ho preparato del riso basmati con delle lenticchie. Io le lenticchie le cuocio in questo modo: ci vado a mettere un pentolino, un po' di olio, dell'aglio, del sedano e dei pomodorini, poi ci metto le lenticchie già cotte, quando non ho quelle secche, le riempio la padella con un po' di acqua e faccio cuocere fin quando appunto si sarà un po' ristretta l'acqua delle lenticchie. In un altro pentolino invece vado a cuocere il riso basmati. Noi adoriamo i legumi con il riso, è una cosa eccezionale, non so voi, ma noi proprio a casa ci andiamo pazzi. Mentre per snack avevamo una voglia irrefrenabile di gelato e così ho pensato di farlo alla frutta. Ho congelato un po' di banana e di fragole, qui magari andate ad occhio una banana e 5 fragole, e le ho tritate praticamente all'interno di un mixer. In questo modo avrete o una granita, altrimenti se lo volete proprio come un vero e proprio gelato potete aggiungerci o un bicchierino di latte oppure dello yogurt, un vasetto di yogurt, verrà bello cremoso e poi comunque va bene perché c'è quasi il 100% di frutta insomma all'interno ed è veramente gustosissimo, provatelo se non l'avete ancora provato. Metto anche un po' di panna che ci sta sempre bene e condisco con qualche fragolina. E questo è stato il nostro snack. Per cena invece ho deciso di preparare dei burritos con del pollo e dei fagioli neri. Per prima cosa ho messo dal pomeriggio i fagioli neri all'interno dell'acqua per farli ammorbidire, poi li ho cotti in una pentolina con un po' di acqua e aglio e un po' di olio e sale fin quando appunto i fagioli avranno assorbito gran parte dell'acqua. In un'altra pentola ho cotto gli straccetti di pollo e in un'altra invece ho fatto riscaldare la piadina. Ho condito la piadina con dell'insalata, del mais, i fagioli neri e gli straccetti di pollo. Ho arrotolato, ho fatto raffreddare un po' e i nostri burritos sono pronti. Come sempre ricordatevi di lasciare un like a questo video e di lasciarmi un commentino qui sotto. Se fate le mie ricette fatemi sapere. Io vi saluto, vi mando un bacio e alla prossima. Ciao!